Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz. E che robe? Oggi siamo alla sfida finale dei mazzi Commander di Duskmourne. Abbiamo i due mazzi vincitori. A destra il mazzo Bilancio delle Vittime, capitanato da Winter, che userò io. Rivediamolo insieme, costa 4, di cui un nero e un verde, ha un 2-5, tocco letale. Ogni qualvolta attacca, maciniamo 3 carte. Delirio, all'inizio della nostra sottofase finale possiamo esiliare un qualsiasi numero di carte dal nostro cimitero con 4 o più tipi di carta tra esse. Se lo facciamo, mettiamo sul campo di battaglia una carta permanente scelta tra esse con un segnalino finale, quindi quando muore verrà esiliata. A destra invece Kyrog utilizzerà Punizione Eterna, capitanata dall'attesissimo demone Vaggevoth, il super favorito. Straziatore di anime, costa 4, di cui un nero e un rosso, un 4-4 volante, Egida, paga 2 punti vita. Ogni volta un avversario perde punti vita durante il suo turno per la prima volta, gli mettiamo un segnino +1/+1 e peschiamo una carta. Quindi un bel demone poderoso. Due mazzi che Vaigavot ha rispettato le Aspettative. aspettative. Winter è andato molto oltre le Vediamo aspettative, chi inizia. vincendo 3, dai, sto giro magari. in modo super Magari non, brutale. vi, non partendo per primo, La magari tiro vinco. io. Io Allora. tengo anche se ho poche terre. Ok, Ah, allora. ok, non posso giocarla. Perfetto. Sono già inchiodato a terra. Vai, vai. Conca nella giungla, Taplen che faccio una vita. Passo. Pesco, oh mio Dio, la terra che mi salva. Torre di comando. Vai. Grazie, torre di comando, grazie. Grazie. Foresta, sigillo Golgari. Pesco, wow, un'altra terra. Gioco terra, tappo 2, risettacolo i pensieri, vai. Stappo, pesco, dopo terra, Winter, passo. Già Winter, wow. Il sigillo è stato rapido. Sì. Anche te se giochi una terra. Cosa Gioco terra. fa? Tappa 2. Un comandante bersaglio lega le vita fino a fine turno. Cavolo, fai anche vita, cosa vuoi? La tua cosa preferita? Esatto, e adesso tapperò 4, giocherò al mio comandante. Ecco, Vai. visto anche te, cosa ti lamenti quindi? Vai, vai. Adesso vediamo se riesco a fare qualcosa. Attacco con Winter, macino 3. 1, 2, 3. Prenderò 2. Prendi 2. Se lo paro muore il mio, Mi quindi. sembra giusto. Poi, tappo, ciclo terra base delle stelle di polvere. Prendere una palude e la mettiamo in mano. Tre mana più la terra di turno. Cosa possiamo fare? Cosa ci conviene fare? Terra, e qui non c'è delirio per niente. Tappo 2. Scoiatore ossessionato, quando entra metti un +1/+1 su una creatura. Io ho un +1/+1 su Winter. E poi tappo altri due, gioco la Melma Mangiacarogne. Sono già in svantaggio. Passo. Incredibile. Adesso Pesco. lì hai Vaigavoth che inizia a recuperare, basta che fai qualche dannino, peschi. Sì, come faccio a fare qualche dannino? È questo il problema. Ah, è vero che il bosco è anche una creatura, mi ero dimenticato. Il bosco driade. Non ho modo di farti danni. Non ho neanche mana colorato a sufficienza.
Combat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E... gioco Tempio della Casula che non posso usare. Perfetto. È perfettissimo. E o metto giù... dai, allora magari riesco tappando 3, metto giù il teatro degli orrori, inizio il mio mantenimento e giro la prima carta del mio grimorio. Esatto, questo tappando 4 mi fai anche un danno. Esatto, vedi 4, no. Vado? Vai. Stacco. Esco. Sei sfortunato, soldato. Lo so che sono sfortunato, ma parecchio sfortunato. 1, 2, 3, 4, 5, posso attivare il tempio. Almeno tu. Imprigionare gli antichi dei. Nessuno permanente non terra bersaglio controllato da un avversario. Chi sarà mai? Algavot. Perdo due vite, però peschi almeno. Alleluia, wow. Poi tappando 3, gioco la tessitrice di Nyx. Raggiungere il mantenimento macino 2. E poi entro in combat con tutti. Mi sa che prendo tanti danni. 3, 6 danni, di cui 3 da comandante. Prima però macinavo 3. 1, 2, 3. Pensa a te. Allora, terra artefatto, terra, creatura, terra, terra artefatto, terra, creatura, artefatto. Sei fortunato, che roba. Non posso ancora attivare il delirio. Meno male. Vado? Vada. Pesco. Guarda, una terra. Posso attivare il tempio. E l'unica roba che posso fare adesso è 1, 2, 3, 4, gioco Mogis. Che Mogis mi darà una mano a farti del male. Parecchio. E dopo non posso giocare altro se non tappando 2, anzi facciamo questa, il sigillo arcano. Quindi mi prendo altri danni adesso. Vado? Sì. Stappo, prendo 2 con Mogis. Tanto non ti fa nessun effetto adesso prendere 2. Qui a 2, passo nel segno di Gemorio con una foresta tappata. Ah giusto, ah, cacchio, non l'ho fatto. Il mantenimento esila la prima carta del mio Grimorio. Esila quella che c'è adesso, dai. Era Mogis. Esila una, chi se ne frega, dai. Esila là sotto il tempio che così... è a faccia in su, non dice a faccia in giù. Collare di basilisco. Costa 1, capeggiare 2. Devo evitare tocco letale. Pesco. Palude. Ah no, devo macinare 2 al mantenimento, quindi macino 1 e 2 e poi pesco. Dannazione, ci posso credere. Però allora la volta dei sussurri. Entrerò in combat con tutti. Prenderò tanti 2, altri 4, danni. 5, 6, 7, 8. Le cui 3 da comandante, macino 3. Ancora sono sempre incartato. Creatura, terra e artefatto. Creatura, terra e artefatto. In main 2. Uno, due, tre, quattro. Rituale di distruzione. Distruggo ogni permanente non terra con valore di mana pari o inferiore a 2. Siamo tu, mi vuoi male. Sono fatto fuori anche tre mie cose. Cioè, i miei zoppi e... Mattino spaccati? 2, da me. Più 3, 5 mana ho. Inferiore a 2, giusto? 2 o inferiore? 5 mana. 5 mana. Che non fanno niente, ma almeno ho il delirio. E rientra la defaga gigante. Ancora? Ancora quella brutta cosa lì? È un dannatissimo 7-7 che non riesco a uccidere. Passo.
Oh, mantenimento. Sì, stacco, mantengo, esilio questa. Porto una creatura quando l'avversario entra, puoi fare un punito col giocatore. Tutte le robe facili che ti fanno perdere vite, giustamente, non riesco a giocarle. Diciamo che adesso sarebbe importante una rimozione sulla defaga. Se no diventiamo come infanteria dello spazio. Sì, ma non ho rimozioni per quello. Non ho terre e non riesco a giocare niente, quindi... Questa non la posso lanciare. Questo è inutile. Quando entra un insettone mi sa che la situazione è problematica. Sì, perché non ho rimozioni, non ho niente che ti possa uccidere, c'ho questo atleta stellare che è l'unica roba che posso giocare, ma non risolve la situazione. Perché se lo gioco con blitz, rapidità, attacco, scelgo lui, lo sacrifico o prendi 5 danni. È l'unica roba che posso fare, ma tanto non lo sacrifichi. Aspetta. Blitz a 4. 1, 2, 3, 4. Perché magari pieschi la carta giusta. Giochiamo tanto questo con blitz. A minacciare. Ti attacco. Scelgo quello. 5 danni. Più 1, altri 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. Poi in end lo sacrifichi. Peschi per il blitz. Prima dell'end potevi giocare qualche carta di queste. Va bene, gioco... Costo 1, metto in campo questo. No, vai, metto in campo questo. Vai. Prendo 2 danni da coso. Questo lo sacrifico con tutti, tocco letale fino alla fine del turno. Macino 2. Incantesimo. Oh. E pesco. Armonizzare, pesco 3 carte. Adesso sono dolori. Sono molti dolori. 7. Macino 3. 8, 9, 10. 2, 3. 1, 2, 3. Fai la copia del tipo. Quello là qui tiro un po' giuca, ti esilio tutto il cimitero. Molte cose utili c'erano. E poi esiliamo 4 tipi di permanente, vediamo. Ah, hai perso un punto vita con questo, grazie a questo. Sì. Se entra un'altra creatura perdi un altro punto vita. Correrò questo grandissimo rischio allora. Corri, corri. Intanto io mi preparo a perdere dignitosamente. Che schifo di carte che ho al cimitero. L'unica bella era quella lì. Incantesimo. Creatura. E stregoneria. Entrerà questo incantesimo con un segnalino finale. Posso guardare la prima carta del Grimorio in qualsiasi momento. Posso lanciare le magie dall'azione del Grimorio sacrificando un permanente non terra oltre a pagare i loro costi. Niente, puoi andare. Pesco. E la rimozione non viene su. La defaga si è pappata anche Valgavot allora. Sì, perché qui non vengono su rimozioni. Ti immagini un demone antico mangiato da il un insetto gigante. Sei. Gioco Valgavot. Diventa una creatura Mogis. Adesso è già più interessante la situazione. Sì? E come? No, perché Mogis ne blocca uno. Perché è un 7-5, ne blocca uno, lo uccido ma ne fa un altro. Esatto, è vero, è vero. Quindi la situazione non cambia. Se ce ne fosse stato uno, allora restava equilibrato, perché ne facevi uno e ne uccidevo uno. Ma ne no, già riesci a ucciderne due adesso, perché
5, ah no, è 7, questo fa 5, 6, cavolo. Lori. Stappo. Vai. Mantenimento, no, mantenimento o perdi? Perdo due vite. Ok, quindi... più uno e peschi. Ho una terra, pensa. Poi macino 2, 1 e 2 e pesco di turno. Uh-huh. Guardo la prima del Grimorio. Ah, giusto. Terra. Ho sbagliato ancora, non ho messo la carta qua sotto, che era questa qua che non ho usato, adesso gliela metto. Questa è quella che c'era sotto e questa è quella che pesco con coso. Inutile lo stesso. Con Valkyrie, adesso però sono attento, stare attento con Winter perché se lo blocchi, comunque non devo più stare attento con niente, devo attaccare come una bestia e basta. Macino 3, 1, sì, non devi stare attento perché... 3. Io ho... 14 punti vita, io faccio così, con questo ti ammazzo il comandante, no, non lo ammazzo il comandante, è 6, è vero, così ammazzo il comandante, così ammazzo questo con il segnino finale, passano comunque due danni da questo, ne fai uno per questo, ne fai uno per questo, esatto. E passano 7, 8, 9 danni, qui invece uccidi entrambi, e lui pure. Moggi non è più una creatura. Poi lo puoi rigiocare un subito due. E basta. Ho perso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lo rigioco. Qui guardo dalla cima del Grimorio, ma lasciamo lì. E passo. Pesco, wow. Cioè, penso che questo mazzo potesse vincere solamente con la defaga. No, questo andava qua. Questa la pesco. Una defaga messa giù così, gioco terra. Brutalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Non ho abbastanza mana per fare quello che volevo fare. E anche il fatto che tu non abbia creature è un problema, perché adesso ho una mini rimozione. Questa che è una creatura lunga? Sì, ma non ne hai altre. Sai cosa del massacro? Esatto. Ho la fanciulla del massacro, ma ti ucciderei solo quello. Non riesci ad uccidere qualcos'altro dopo? Non riesco neanche a giocare una creaturina stupida da far morire per far partire la fanciulla del massacro, perché non ho abbastanza mana. Me ne bastava uno in più. Uno in più. È finita d'altronde quando la defaga ha attaccato la prima volta, quando l'altra partita però hai avuto una marea di mana, io qui non ho visto mana, quindi la tua partita è stata anche più lunga, c'è stato più lunga, tempo per giocarla, tempo, qua sì. È arrivato questo amico, sì, quello è troppo forte, certo. Giocato così, pum, arriva da Dio, cioè, si sbrana tutto. Signori, Winter è il campione di Duskmourne. Sì, il campione antimeta di Duskmourne, che comunque, cioè, non ci davamo un centesimo, ma mi sembra che lavori bene. Poi sì, se viene, se a turno 4/5 riesce a giocare robe a costo grosse, 7 8, e qui perché c'era la defaga, però se ci si mettono dentro cose più interessanti, più ben nutrite, tipo delle bestiacce, dei cosi che anche se vengono esiliati vengono rimpescolati. No, quello quando vengono messi nel cimitero, quindi okay, cose quindi... No, non serve. Però già che metti creature grosse, nere o verdi, che a turno 3-4 te le rianimi, insomma, fanno male. Sì. Fa male quel mazzo, fa male. Niente, ragazzi, vi ricordiamo che per potenziamenti dovete mettere like ai video unboxing. E arrivare a 150. Nella 150 porteremo i potenziamenti. Forse quello di Valgavot, che li ha già raggiunti, è anche già uscito. Vediamo se ci sarà qualche altro potenziamento oltre a questi. Direi che per oggi dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.